ballavano anche le sedie e le panchine, forse anche i sassi di Piazza della Chiesa ieri sera a Marciana Marina, con la musica di Claudio Cecchetto. E il merito non è solo della musica di per sé, ma soprattutto del contenitore che il conduttore Talent Scout Disc Jockey ha offerto al pubblico in delirio. Commenti, riferimenti storici, aneddoti, citazioni, insomma un vero e proprio salto nel passato per tornare al presente, alla musica del XXI secolo. Dopo 10 anni di astinenza dalla console, Cecchetto, ospite abituale dell'Elba, è stato convinto da Paolo Chillè, organizzatore degli eventi estivi di Marciana Marina, a ritornare sul palco, e lo ha fatto con l'entusiasmo di un ragazzino. Dai 40 minuti di spettacolo programmati, Claudio si è fermato esausto solo dopo oltre 1 ora e mezzo, restando oltretutto almeno per altra mezz'ora nel backstage ad accontentare la folla dei cacciatori di autografi e di foto che lo hanno atteso sotto il palco. La musica è stata quella degli adolescenti, dei decenni d'oro della disco music, gli anni 70, gli 80, i 90, fino alla musica appunto del XXI secolo, e in tutti i passaggi scanditi dalle hit dell'epoca è stata accompagnata dall'entusiasmo del pubblico che ha cantato a memoria praticamente ogni pezzo. La differenza l'ha fatta lui, Claudio Cecchetto. Oltre a sognare ad occhi aperti per le canzoni, la gente ha percepito attraverso lui un'atmosfera quasi televisiva, grazie al testimonial diretto di questi 30 anni che portano indelebile il suo messaggio attraverso le trasmissioni TV e i personaggi di cui è stato talent scout. Il gran finale poteva essere solo il Gioca Due, di cui ricorre proprio quest'anno il trentennale dell'Ufficio. La risposta del pubblico marinese, che ha trasformato la piazza in discoteca, è la dimostrazione di come il tempo, per certe canzoni divenute ormai di costume, si possa davvero fermare. Che la mia età non abbia ammazzato la memoria.